oggi nuovo video super particolare, molto diverso dal solito perché ci sono un po' ricascata e ho comprato una nuova mystery box, return box, sapete che non so tanto bene pronunciarlo, comunque una nuova box misteriosa con dei resi e in questo specifico caso si tratta proprio dei resi degli abiti da sposa. Cioè ora io ho bisogno di qualcuno che mi fermi perché da quando ho scoperto che si trovano questi lotti giganti su eBay con tutti questi resi sto continuando a sperimentare e il prossimo vorrei farlo tutto a tema tecnologia, però questo qui degli abiti da sposa assolutamente non potevo non farlo. E tra l'altro devo dire che ce ne sono tantissimi, dipende un po' dai brand perché sono tutti suddivisi per brand a quanto ho visto su eBay e il prezzo dipende appunto un po' dal brand che c'è all'interno. Io non me ne intendo tantissimo di questi marchi, però mi sono data un budget e ho cercato una box che rientrasse in quel budget, se no ce ne sono veramente molteplici, ci sono box da 1400 euro, box da 47 euro, io ho cercato di prenderne una nel mezzo, nel senso che la mia contiene 6 abiti da sposa e l'ho pagata circa 300 euro, però appunto ce ne sono tantissime nel range e ce ne sono anche alcune che contengono meno abiti ma hanno un prezzo più alto, quindi penso che dipenda un po' dal brand. Quella che spacchetteremo noi oggi è del brand Everpretty e appunto il prezzo era abbastanza nella norma, non troppo basso, insomma era in un range intermedio, il pacco è enorme quindi non sto ad alzarlo per non fare danni, ma andiamo ad aprirlo insieme. Spero che in videocamera stia rendendo perché è veramente gigante. Direi che possiamo aprirla. Io sono super curiosa. No vabbè, intravedo già delle cose bellissime. No vabbè, io sono già curiosissima e abbiamo solo dato una mini sbirciatina, quindi direi di iniziare e in questo caso, visto che a quanto pare è rispettata anche la descrizione perché sembrano proprio nuovi con cartellino e il cartellino mi sembra di averlo intravisto, direi che possiamo anche provarli, ma in effetti quando si tratta di resi effettivi secondo me il cartellino bene o male ci deve sempre essere, cosa che però non ci era successa negli altri episodi che poi se non li aveste visti ve li metto nell'info box. Comunque direi che noi possiamo iniziare subito da questo abito e vi confermo assolutamente il cartellino, oltretutto c'è la possibilità anche sempre su eBay, così come c'era successo con Shein, di scegliere delle box che abbiano tutte una taglia simile. In teoria io ho scelto quelle taglia 38, anche perché più piccole non ce n'erano e più grandi si passava già alla 44, quindi ho pensato di scegliere questa box perché rispettava tutti i requisiti che mi ero prefissata io, ma nel caso in cui voleste vedere un secondo episodio potremmo magari orientarci su un brand ancora più high cost o scegliere magari una box di resi dei vestiti delle damigelle o comunque dei vestiti da cerimonia, perché ce ne sono tantissime anche di quelli, ve l'ho detto, ormai mi si è aperto un mondo. Comunque, tornando al vestito, mi sembra molto semplice ma allo stesso tempo molto carino. Praticamente ha questo intreccio sul décolleté tutto rivestito in tulle ma anche super imbottito, c'è proprio l'imbottitura che non è removibile a quanto pare, però sicuramente un modo per rimuoverla eventualmente si può trovare. E la particolarità del vestito è che ha questa fascia che c'è anche nella parte posteriore e che appunto rimane sotto la zona del décolleté ed è tutta tempestata di perline e di strass con anche questa lavorazione dorata. È molto carina, molto elegante, senza risultare eccessiva, cioè è proprio un dettaglio in più che può piacere come non piacere a me personalmente, cioè per mio gusto personale non amo l'abbinamento delle perle con gli inserti dorati, ma poi dipende anche molto dal capo di cui stiamo parlando, però in generale il vestito mi sembra bellissimo, è davvero tenuto bene, cioè rispetto alle altre cose che abbiamo spacchettato in occasione di questi video si vede che il prezzo delle box è un pochino più consistente perché mi sembra davvero tenuto bene, cioè penso che sia stato indossato e poi semplicemente restituito, non so neanche se sia stato indossato vedendolo così, è veramente, ah no ecco sì, è stato decisamente indossato, le ultime parole famose, perché c'è una macchiolina qui, quindi magari non è un reso perché chi l'ha provato non era soddisfatto del capo indossato, ma
perché era leggermente fallato, ecco, che abbiamo trovato, non so se in videocamera rende, anche perché è difficile localizzarla anche dal vivo, però effettivamente c'è questo piccolo difetto. Poi non so se sia solo sporco, se si possa rimuovere, non ne ho idea. Un'altra cosa che non mi fa impazzire, però non sapendo il prezzo di origine del vestito, non ho idea se sia una cosa normale o meno, è la cerniera così a vista, cioè non è tanto bella secondo me nella parte posteriore perché sembra più una cerniera di quelle classiche che troviamo anche, non lo so, nei top di Zara si vedono meno, io preferisco le cerniere a scomparsa, però per il resto mi sembra molto bello anche questo dettaglio che lascia appunto la schiena leggermente scoperta con il bottone con tutti gli strass, non mi dispiace per niente, quindi sperando che mi vada bene come taglia, proviamo e vediamo. Devo dire che cominciamo benissimo, cioè questo modello sarebbe perfetto per me perché non fascia troppo nella parte inferiore, ma allo stesso tempo non rimane neanche troppo ampio. La zona della fascia che c'è qui sul petto è molto molto bella e secondo me rende tantissimo. Unica cosa nel mio caso, dovrei far riprendere un pochino il décolleté perché nonostante l'imbottitura comunque non riesco a valorizzarlo nel modo migliore. Quindi diciamo che dovrei fare questa piccola modifica, però in generale, sinceramente, a parte quel difetto che abbiamo trovato in fase di apertura, non capisco il motivo del reso perché a me piace tantissimo, cioè lo promuoverei assolutamente. Qui intravedo già un vestito che forse da sposa non è. Per il colore, forse è più da damigella o magari è un vestito da sposa rosa, perché no? In effetti, la mia amica, per esempio, si è sposata con un vestito rosso pazzesco, quindi perché no il rosa per il matrimonio? Ormai, secondo me, qui all'interno, tra l'altro, c'è addirittura la velina, cioè è una cosa che non c'è mai successa. E mi viene il dubbio che si tratti di vestiti che magari hanno qualche imperfezione, perché la velina mi sembra strano, anche questo molto ampio nella parte inferiore, molto bello, con tantissimi strati, la sottoveste è addirittura tripla e di nuovo è fatto abbastanza simile all'altro, più o meno allo stesso principio, cioè rimane piuttosto scollato sul décolleté, anche se in questo caso non ha assolutamente imbottiture, la spallina è larga al punto giusto e ha questo dettaglio per cui va un pochino a restringersi nella zona delle spalle e lo scollo è esattamente identico anche sul retro. Di nuovo c'è la cerniera che sinceramente non mi piace tantissimo, però adesso aspettiamo di provarlo e vediamo. Qui mi sembra un pochino grande rispetto all'altro, eppure no, la taglia è sempre una S, quindi in teoria dovrebbe essere giusto. E di nuovo ha tutta questa parte lavorata subito sotto il décolleté, sia sul davanti che sul retro, che è molto carina e dovrebbe andare comunque a valorizzare la fisicità. Sono molto curiosa di provarlo. Devo dire che il colore mi piace tantissimo, anche se appunto non è il classico bianco, però l'ho amato appena l'ho visto. Sì, questo modello è assolutamente simile a quello che abbiamo appena provato. Il colore, ribadisco, mi piace tantissimo. Forse lo vedo più come un abito da cerimonia più che da sposa perché ha meno dettagli, è meno lavorato e mi sono resa conto provandolo che la cerniera effettivamente risulta un pochino difettosa, quindi potrebbe essere quello il motivo del reso, però in generale devo dire che questo modello mi piace molto, non pensavo perché sapete che io preferisco altre tipologie con le braccia più coperte, ma questo qui non mi dispiace per niente, di nuovo dovrei solo intervenire nella zona del décolleté per farlo un pochino riprendere, ma per il resto mi sembra veramente perfetto. Finalmente c'è qualcosa con tantissimissimo tulle, come piace a me, e con la parte su, questa è un po' grande, eh? Cioè, questa non può essere una S e no, l'etichetta c'è sempre. Questo non è una S, cioè è un XL. Mi sembrava grandissimo, infatti. No, vabbè, tenterò comunque di provarlo, spero di riuscirci perché si vede subito che è molto grande, non tanto nella parte inferiore, peccato perché era il primo in tulle che avevo e ho anche ricontrollato diverse volte, ma sì, lo sappiamo che
con le mystery box bisogna fidarsi, non sempre. Peccato davvero, perché il vestito finora è il modello che preferisco di tutti quelli che abbiamo spacchettato, nel senso che ha tutto il pizzo nella parte superiore e ha anche questo taglio molto bello, leggermente a cuore nella zona del décolleté. Finalmente ha la sua cernierina a scomparsa e di nuovo tutto il pizzo anche nella parte posteriore, manichina leggera, perché lo sapete che io adoro i vestiti in realtà con la manica completamente lunga, cioè mi piace molto l'effetto del pizzo fino al polso, quindi l'effetto vedo non vedo, ma già la manichina corta non mi dispiace, poi è tutta una questione di gusti. Sinceramente in questo caso non riesco a capire il motivo del reso, perché è veramente bellissimo, è anche molto ben lavorato qui nella zona del corsetto con tutto questo pizzo, poi parte questo tulle meraviglioso, ampissimo, e allo stesso tempo ha la sottoveste molto pesante sotto, quindi io così a prima vista non gli sto trovando difetti, se non il fatto che non sia della mia taglia, ma adesso troviamo una soluzione, lo pinzo semmai un pochino e lo proviamo lo stesso, perché questo rappresenta davvero in tutto i miei gusti. Sì, in questo caso, come avevo immaginato mentre lo spacchettavamo, è bellissimo, lo amo, mi piace tantissimo il modello, mi piacciono un sacco le rifiniture, però effettivamente per me è troppo grande. Ora mi sono ingegnata per indossarlo perché volevo assolutamente provarlo con voi, però sarebbe da riprendere un po' ovunque, ma allo stesso tempo io mi sento di promuoverlo perché rappresenta veramente quelli che sono i miei gusti, cioè ha tutte le caratteristiche, peccato per la taglia perché sennò sarebbe stato perfetto, cioè rappresenta davvero tutti i dettagli e tutti gli aspetti che mi piacciono negli abiti da sposa, infatti lo adoro e adoro che sia così ampia la gonna e allo stesso tempo che sia così stretto, nel mio caso no, ma comunque che ci sia questo gioco di proporzioni con la parte superiore più stretta e appunto con il contrasto con il pizzo. Quindi per me promossissimo, peccato per la taglia. E siamo arrivati al quarto vestito, di nuovo con il pizzo come piace a me, anche se devo dirvi la verità mi piaceva di più la lavorazione in pizzo dell'altro, perché questa qui risulta secondo me un pochino più fitta, più pesante diciamo rispetto all'altra, e io preferisco più l'effetto di quello che abbiamo provato poco fa. Comunque il vestito in sé mi sembra molto bello, ha la manica a tre quarti tutta in pizzo, la parte del décolleté sempre tutta completamente in pizzo e all'interno ha anche il corsetto con una leggerissima imbottitura. Finora quello più imbottito è il primo che abbiamo provato. Ora io volevo solo capire la taglia. Ecco, questa qui è una taglia M. Probabilmente ho sbagliato qualcosa io nel leggere la descrizione, perché devo dire che su eBay ci sono delle descrizioni molto dettagliate, quindi mi sa che ho sbagliato qualcosa io, però questo qui dovrebbe starmi. Mi piace tantissimo anche il dettaglio in raso che c'è qui nella parte anteriore, poi di nuovo tulle gigante, ma non bello come quello del vestito precedente. Questo qui rimane sicuramente più morbido addosso, quindi diciamo che mi piacerebbe un mix dei due vestiti per ora, e forse vedendolo riesco più a rendermi conto, anche perché non so, in videocamera non starà rendendo, ma appena lo indossiamo secondo me si vedrà di più. Il vestito è leggermente di tre bianchi diversi, cioè un bianco più puro nella parte superiore, questo quindi la striscia in raso è di un bianco leggermente più grigio, e la parte invece della gonna è di una tonalità di bianco diversa dalla parte superiore, quindi potrebbe essere questo il motivo del reso, cioè vedendolo rispetto all'altro effettivamente forse l'avrei reso anch'io. E di nuovo qui abbiamo la cerniera, quella che non mi piace affatto. Cosa molto bella invece c'è proprio anche la fodera sulla parte posteriore, così diciamo che la schiena rimane molto coperta, o comunque coperta al punto giusto secondo me. Proviamo e vediamo come sta addosso. Anche questo mi piace tantissimo e sinceramente non riesco a capire il motivo del reso, è proprio anche molto comodo il tessuto, è molto bella la lavorazione in pizzo, mentre lo spacchettavamo non mi convinceva tanto, cioè mi sembrava un po' troppo fitta, e invece una volta indossato secondo me non è assolutamente niente male e comunque risulta coprente al punto giusto. Unica cosa, di nuovo,
La taglia un po' così, quindi dovrei fare un pochino di modifiche soprattutto nella zona della vita, perché questo è pensato secondo me proprio per creare un distacco netto con la parte inferiore, quindi nel mio caso sì, dovrei riprenderlo un pochino, ma è semplicemente dovuto alla taglia che non è propriamente la mia, per il resto mi piace tantissimo. Forse unica cosa, avrei preferito una gonna ancora più ampia, sempre per marcare di più il contrasto tra la parte superiore e quella inferiore, ma difficile trovargli dei difetti. Poi aspetto anche di sapere da voi, secondo me anche questo promossissimo. Siamo arrivati al penultimo vestito e questo è qualcosa di meraviglioso. Fatemi controllare subito perché non voglio. Qui non c'è l'etichetta. Non c'è l'etichetta in questo e non so neanche di che brand sia. Non trovo niente. Non trovo né l'etichetta né la taglia, ma questo è spettacolare. Cioè, devo uscire io dall'inquadratura. So che quando mi sposto indietro mi sgridate perché va un po' giù l'audio, cioè si abbassa un pochino l'audio perché è coperto dai vestiti, quindi cerco di stare qui con voi, ma è talmente grande che non possiamo starci entrambi nell'inquadratura. È lavorato benissimo, a parte che sul corsetto ha tutta questa lavorazione con i fiori e gli strass, i fiori sono tutti in pizzo, e in più ha tutta questa parte superiore semitrasparente, di nuovo con la stessa lavorazione floreale. Anche questo ha il suo corsetto proprio super imbottito, con anche i supporti rigidi, tipo quelli proprio dei corsetti. Questo qui dovrebbe stare su alla perfezione. Qui dietro è tutto da montare, probabilmente perché ci sono tutti questi anelli e c'è questo fiocco che andrà incastrato. Adesso poi capiremo come fare, tra un secondo lo provo. E anche qui abbiamo la cerniera, però è assolutamente a scomparsa perché la gonna è composta da mille mila strati di tulle. Cioè, io spero veramente che stia rendendo in videocamera, anche perché sulla parte più esterna del tulle ci sono di nuovo questi fiorellini ricamati e ci sono anche dei piccolissimi ricami che fanno un gioco di luce bellissimo e sono fatti con le paillette piatte argentate. Io direi che possiamo procedere alla prova perché non sto riuscendo più a stare io nell'inquadratura insieme a lui e mi rendo conto che non lo sto descrivendo neanche così bene, quindi mettiamolo e vediamo. Questo vestito che a primo impatto mi ha convinta tantissimo, una volta indossato è un po' un nì. Ha un odore strano, ma quello penso sia risolvibile. Il problema è che la parte del décolleté, essendo preformata, forse la taglia è sbagliata per me, ma ha delle proporzioni diverse rispetto a quello che è il mio décolleté, cioè rimane molto alto. Non so se mi sto spiegando bene, ma rimane molto alto e molto rigido in questa zona e non corrisponde, insomma, a quelle che sono le mie forme. Peccato perché la gonna è pazzesca e rispecchia assolutamente i miei gusti, cioè mi piace proprio tanto che sia così ampia e così voluminosa rispetto al corsetto, solo dovrei aggiustare totalmente la parte superiore perché è molto molto larga o comunque non è adatta a quelle che sono le mie forme e la mia fisicità. Per il resto è anche piuttosto comodo da indossare, quindi diciamo che facendo un bilancio possiamo dire che è un nì secondo me, ma come in tutti gli altri casi aspetto di sapere da voi. Non sono stata a dirvi che mi sono lunghissimi perché è una cosa che succede con qualunque vestito che proviamo, quindi ormai lo sapete, sulla lunghezza non mi sono soffermata perché visto che sono formato mignon, alta 1 metro e tanta voglia di crescere, è normale che succeda così. Però valutando il vestito in sé, peccato per il corsetto perché il resto è stupendo. E purtroppo siamo arrivati all'ultimo vestito per quanto riguarda questa, spero, prima mystery box di abiti da sposa. Questo qui ha di nuovo il cartellino, quindi perfetto. E anche questo è ampissimo con tantissimo tulle, quindi farò fatica a farvelo vedere qui nell'inquadratura, però la parte superiore è sicuramente più facile da farvi vedere perché è fatta con queste meravigliose spalline tutte in pizzo, con un leggero effetto vedo non vedo, che trovo che siano veramente molto delicate e molto belle. Poi la parte superiore, quindi la parte del décolleté, è
È fatta di nuovo con questa lavorazione in pizzo che riprende quella delle spalline, ma è totalmente imbottito e totalmente foderato. E poi qui sotto c'è appunto questa fascia nella zona inferiore al décolleté che dopo un attimo termina e iniziano i mille mila strati di tulle, di sottoveste, cioè anche questo è veramente ampissimo e molto difficile da farvi vedere nell'inquadratura, quindi inizierei subito ad indossarlo. Gonna meravigliosa, veramente io sono innamorata di questi strati di tulle che fanno un sacco di volume, la parte superiore mi è un po' grandina, ma proprio in generale la taglia credo che non sia la mia, quindi andrebbe completamente ripresa e purtroppo secondo me il fatto che mi stia così grande non valorizza in pieno il vestito in sé, che appunto a mio parere dovrebbe essere studiato per rimanere molto più stretto nella parte superiore per poi andare a diventare ampissimo nella parte inferiore, solo che in questo caso le proporzioni non sono tanto rispettate perché andrebbe veramente fatto riprendere tantissimo, cioè una taglia in meno a mio parere sarebbe stata l'ideale, però sinceramente non riesco a spiegarmi il motivo del reso perché per il resto è bellissimo. Anche la sottoveste è molto coprente, però allo stesso tempo il tulle fa questi giochi che mi piacciono un sacco, quindi io probabilmente fosse stato della mia taglia, difficilmente l'avrei reso. Non potete capire il delirio che c'è qui in questo momento, ma ci penseremo tra un attimo. Intanto sono contentissima di essere riuscita a registrare questo video e di aver provato per la prima volta una return box appunto con i resi degli abiti da sposa. E devo dire che rispetto alle altre che abbiamo provato è andata molto molto bene. Ora, come vi dicevo inizio video, appunto io ho scelto questi abiti perché mi ero fissato un range di prezzo e avevo anche un po' mal interpretato probabilmente la questione taglia, ma abbiamo risolto senza problemi. Però se vi va, poi fatemelo sapere, a me piacerebbe registrare un'ulteriore puntata sempre dedicata agli abiti da sposa, perché comunque mi diverto sempre un sacco ad indossarli e questa cosa di scoprire in queste mystery box, man mano che si procede, il contenuto e di avere questo effetto sorpresa, non lo so. A me piace tantissimo e sto amando questa nuova tipologia di video, quindi spero un sacco che vogliate vederne altri, ma appunto aspetto di sapere da voi e non voglio influenzarvi troppo, però mi sembra che questa volta rispetto alle precedenti sia andata molto molto bene. Cioè, in alcuni casi proprio non riesco a capire come mai siano stati resi, probabilmente o una questione di taglia o magari hanno dei piccoli difetti proprio di fabbricazione che però io sinceramente nella maggior parte dei casi non sono riuscita a individuare. Comunque sì, direi che ci siamo, vi ho influenzati abbastanza, adesso è assolutamente il vostro momento di sbizzarrirvi nei commenti qui sotto, mi raccomando fatemi sapere se volete vedere altri video di questa tipologia anche dedicati appunto magari alla tecnologia o di nuovo riproviamo una mega box di Amazon, non lo so. Come sempre fatemi sapere tutto nei commenti, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!